Arriva in vantaggio, palla in avanti lanciata da Pulga, se ne impossessa Fonseca, ecco Fonseca il suo tiro ed è gol. Al 23esimo c'è un gran tiro di Dunga che vedremo fra un attimo, respinto dal portiere del Cagliari, ecco il tiro ed ecco la respinta. Al 27esimo il gol del pareggio della Fiorentina, sempre ad opera di Dunga, con un grosso tiro, un gran tiro, ecco Dunga il suo tiro ed ecco il gol. Vediamo sull'1-1 e si va al secondo tempo in parità e al primo minuto c'è un disimpegno di Buso, un bel tiro ma il portiere para. La Fiorentina raddoppia al quinto minuto, Iachini in profondità a Orlando che resiste alla carica dell'avversario, entra in area e segna. Al 24esimo Fonseca su punizione, palla di poco fuori. 27esimo Orlando lancia Borgonovo. Ecco Orlando, Borgonovo, però si fa anticipare dal portiere, niente da fare. Al 32esimo, su calcio di punizione, tira Cappioli per il Cagliari, ma Reggini devia in angolo. 39esimo, Nappi è entrato al posto di Buso, va in gol. Scambio con Orlando, tiro sul portiere, il portiere respinge, riprende Nappi e segna. 50esimo, ancora Nappi, a segnare il quarto gol dei Viola, tira Buso, respinta del portiere, Nappi segna il... Ranieri, cosa ha pensato sull'1-0? Ma che pensavo? Che ancora mancava tutta la partita da giocare. Stavamo vincendo 1-0, il Cagliari stava per raddoppiare e poi invece è stato ripreso da quell'ottimo tiro di Dunga deviato da un mio giocatore. Pazienza, nel secondo tempo non siamo riusciti a concretizzare la grande mole di gioco che i ragazzi hanno svolto. La Fiorentina è stata molto opportunista a concretizzare invece tutti i suoi contropiedi. Quindi un 4-1 quasi incredibile. Ma quasi incredibile per chi ha visto la partita, però noi dobbiamo spiegarla a chi non l'ha visto, per cui io non riesco a spiegarla. Ormai finita? È finita, per noi è come prima, come all'inizio della partita con la Fiorentina, in queste condizioni siamo restati uguali. Domenica abbiamo il Parma, dobbiamo cercare di fare una buona partita e vedere poi cosa riusciamo a tirar fuori. Allora Fiorentina salva, si può dire? Beh, al 100% no, ma insomma penso al 90% sì. Vediamo. Lazzaroni? Lazzaroni pure. Due gol, una media che neppure Pelé aveva, mi sembra. Bueno, sono molto contento di questa mia prestazione, di aver realizzato due gol, perché così aspettavo da tanto questo momento di andare in gol dopo così, alcune delusioni del fatto che non riuscivo così a conquistarmi una maglia da titolare. Senti, hai sentito i fischi di parte del pubblico quando sei entrato? Qualcuno addirittura ha contestato Lazzaroni perché ha impiegato te al posto di Buso che non stava andando male. Ma come mai? No, questo non lo so. Non so se erano rivolti a me o a chi aveva fatto la sostituzione, però io sono entrato in campo con i tappeti nell'orecchio e ho dimostrato che quando Nappi entra in campo dà tutto di se stesso e... Sebastiano Lazzaroni, Fiorentina in percentuale e salva in che misura? A 30 punti. Daniel Fonseca, 21 anni e mezzo, quanti gol devi ancora segnare o prometti di segnare per salvare il Cagliari? Dobbiamo giocare contro il Lecce, penso che possiamo vincere quella partita e aspettando altro risultato penso che possiamo farla ancora. No? Anche il Napoli ha perso. Mi dispiace, non so cosa dire. È una squadra come un'altra... Sì, anche la Samp mi sembra che ha vinto. Sì. Ecco, però noi abbiamo detto Napoli così. Sì, perché no, ho letto anch'io i giornali, smentisco, ma tanto più di smentire non posso fare nulla. Beh, in bocca al lupo comunque, Napoli o Cagliari. Certo, al Cagliari in bocca al lupo.